Una scelta dolorosa ma inevitabile e non più rinviabile. Così Sara Marcozzi, questa mattina a Pescara, ha comunicato ufficialmente la sua fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle abruzzese, di cui da oggi non è più capogruppo in Consiglio regionale. La decisione di lasciare il movimento, con cui aveva iniziato la sua attività politica oltre 10 anni fa, è stata data nel corso di un incontro con la stampa, a cui hanno preso parte anche i parlamentari Primo Di Nicola e Gianluca Vacca. Sofferta, perché io ho iniziato a fare politica 10 anni fa con il Movimento 5 Stelle, ho fatto politica solo con il Movimento 5 Stelle. Il 90% delle cose che vedete in Abruzzo porta il mio nome o il mio nome e il nome di qualcun altro, per cui ovviamente è una scelta molto sofferta. Inevitabile, perché il Movimento 5 Stelle non è più il Movimento 5 Stelle del 2013 e per alcuni aspetti va bene. Per altri però il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto cambiare pelle, diventare più democratico, ripartire dai territori, coinvolgere più persone possibili a livello comunale e regionale. Invece è diventato sempre più autoritario, è diventato il partito di Conte, con nomine calate dall'alto purtroppo e pochissima condivisione e partecipazione. È una totale impossibilità di dialogo e di confronto. Noi non abbiamo spazi di dialogo e confronto. Chi prova ad alzare la mano, a sollevare una questione e discutere di qualcosa, vedi Luigi Di Maio, viene linciato dalle batterie di agenzie parlamentari che francamente reputo un po' indecorose. Beh, le beghe interne penso che interessino per niente i cittadini. Quello che noi ci proponiamo di fare con Insieme per il Futuro e Luigi Di Maio è partire dai problemi, mettere al centro soltanto problemi e soluzioni, evidentemente, per tutti questi problemi, a prescindere dal colore politico, a mettere insieme tutta la società civile che ci vuole stare.